Questo programma è offerto da Automa 2000. Mizuno, sponsor tecnico del Cervia Calcio. Basta che credi in te per arrivare fino in fondo. La strada è lunga, ma il tuo sogno è più forte che mai. Sei solo che può conquistare la vittoria, facendo parte di una storia. 100 anni di noi, più forte calcerai la punizione che ti han fischiato sotto il 7 farai. Altri che solo chi la chiede fa. Devi spiegare la situazione un attimo, che non ho capito. È stato un esame. Però lui mi paga e faccio gli esami. È stato un esame condiviso. Ah, ok, così. Tempo di spazio? Grazie mille. Sì, come un esame condiviso. Ma che si fa l'università? Io. Fai schifo. Ma fai un cazzo, poi ti fai fare anche gli esami. Non fai un cazzo, poi non studi neanche perché lui ti dovresti fare. Non lavori, non studi. No, ma ti dico le cose. Io ti metto i fatti sul tavolo. Bello. Non ti voglio neanche studiare. Che bello. Brandon. Teornandes della posta. Rea si chiama Rea, non Herrera. C'è da mettere a posto questo, però è sulla questo, strada giusta. Teo. Hai 3 bonus, oggi ho 3 bonus. L'unica cosa è se mi bocciano, che divento dopo quando do l'esame, non ho patentato. Se
ti bozzano. Veramente. Però se lo passi, se lo passi lo posso. No, hai tre buoni. Ora, capitano! Ormai c'è l'esperienza. Comandante! Chi è che c'ha questa qua verde? Ormai così presto? Come così presto? Ho dormito sul pomeriggio un po'. Leo! Oh, ma avete quello quando posso dormo! Leo, bravo! La ferma mia? Sono capito, anche troppo. No, dai, sicuramente, uno fa freddo, sì. Ce l'ho! Chi è che l'ha preso? No, mi sa che... Che cosa? Qua la... Ho fatto il secondo anno, poi ho fatto qualche corso in giro, una fiera, adesso devo iniziare uno online, però sulla nutrizione. Bello, no, se io lo potevo fare. Io ho fatto il terzo anno di scienze motorie, poi avevo iniziato personal training, quelle cose lì. Ma è bello, è una cosa bella. Sì, hai la possibilità di farlo fare. Sì, bello, molto, molto. Però bello. Te dico, prima di studiare scienze motori volevo fare pediatria. Veramente, mi piace. Prima che dopo. No, è molto impegnativo. Cioè, quanti anni hai di medicina? 10 anni, 8 anni. Sì. E come fai con il calcio? Ti dai? No, sono i primi 5 anni obbligatori, cioè per prendere la laurea. Quando giochi al calcio e tu non ce la fai più. No, ma voilà. 1, 2, 3, sacca. 1, 2, 3. Che testa c'hai? Cosa ho fatto? Che testa c'hai? Cioè, guarda che capelli o i capelli? Vabbè, non sapevo che dovevo venire qui a fare. Non sapevo che dovevo venire qui a fare l'intervista. Certo che non ti vedo. Mi lancio sulla doccia e torno. Prima della. Non ho capito. Mi faccio la doccia. Ma che doccia? Stai zitto lì, dai, mettiti bene, su. Vai. Allora, 3, 2, 1. Vai. Cosa devo fare? Cosa devo dire? Allora. E il campionato riprenderà il 23 se non erro e con il 27, no, rifaccio allora, fammela rifare, annulla, taglia. È arrivata la notizia che possiamo tornare ad allenarci tutti insieme, siamo allenati separatamente. Ma scusa, questa notizia dove è arrivata? Ah, l'ho spiegato. Perché fai così dall'alto? No, perché lo spogliatoio è di là. Vai, rifacciamo, vai. La FIGC ha... Devo dire, la FIGC... La FIGC, cosa... Devo dire che la notizia arriva dalla FIGC. Certo, vai. Quindi riparto. Vai. Oh, non mettere tutti i pezzi che dai. Ah no, ma okay. figurati cioè, se metto quello, un po'. Metti quello buono. Vai. Okay, 3, 2, 1. E è arrivata la notizia dalla FIGC che possiamo tornare. Ma scusa, perché fai così con la mano? Perché non capisco. Faccio così. Vabbè, te quando parli fai così io. Sì, ma perché è perché là lo spogliatoio? Non so. Ah, dove. La FIGC è di là. Okay. No, lo spogliatoio. La FIGC dov'è? A Roma, vai, ripetiamo, 3, 2, 1, buona notizia, è arrivato il via libera dalla FIGC, possiamo tornare ad allenarci tutti insieme, quindi ricomincerà le partite al fine allenamento e ci prepariamo al massimo per essere pronti il 27 al ritorno in campo e speriamo di proseguire la buona striscia di punti che avevamo iniziato a fine andata. E quindi la FIGC dov'è? A Roma. Ciao. Sta aperto Carniceppi, No, questo è chiuso. È chiuso? Allora giovedì si va a mangiare... Dove siamo andati l'altra volta? Dove? Che? Andiamo a mangiare al Moro. Chi c'è? Alzi la mano. Alza la mano? Grande. Tu Merlo non ci sei? Alza la mano, struzzo. Tu ci sei? L'altra volta però non c'eri. L'altra volta un esame. E anche bruciato. E tu? No. Il tizio prende 28 muci. Chi il guaglione non l'ha spiccato. Chi? Il ragazzino là che la faccia da dai. Sicuro accende per te. No, questo. Al visio nel caso si parla. Sì. Sì. Vede mio babbo, togliti dai campi. Novelli che abita in campagna, lì non c'hanno un cazzo da parlare. No, in collina io sono, in montagna. Un bombolone si fanno. Poi quando sta squadra, sono miei uni che adesso è arrivata dal psicologo, guarda che faccio che piano. No, però.
Perché siete la, perché siete la generazione che andate a ballare vi ubriacate? Cioè, perché è così? Perché ci avete fatto fare il gioco? Non andare... Cioè, uno va a ballare in discoteca, la cosa che deve fare è trovare una, ballare, divertirsi, trovare una, stare lucido. Invece voi che fate? Vi ubriacate? Vomitate? Siete contenti quando vomitate? Beh, un gelato è buono. Non ve lo ubriacate. Non ci chiede vomito, è buonissimo. È buono, intanto non lo ubriaco. Ma uno sì, ma che c'entra quello? No, ma 5-6. Bella serata. Ho capito, ma che cazzo ti ubriachi, che hai fatto? Che risolto? Niente, infatti non lo so, non saprei darti una spiegazione. Non sai darmi una spiegazione. Cioè, è così, uno sa da ubriacare, a ballare si deve ubriacare. Ma non per forza, non tu. Capito? Chi non porta la macchina non si ubriaca, gli altri quattro si ubriacano. Come cazzo? Guarda che c'è la macchina. È stupazzi. Guarda quando cioè tu l'avessi la vita l'agenda e sta facendo con gli orecchi così ha visto a fare sverondovare così avessi la sventolata gente. Ma come cazzo di incredibile. Cioè andiamo a fare una mezza. Adesso sarai contento. Poi non basta. I forti devono essere forti, devi essere convinto per quell'anno. Io sono il primo che non pensavo che avevi queste qualità qui. L'ho visto 2 o 3 volte non bene e ho chiesto di fare questa roba qui. E stato l'ok e sono fatto contento. Spero che anche te abbia capito i valori di questo lavoro. Per te soprattutto, te e i tuoi compagni. Un bloccare, tra poco diventa un blocco di calcio. Ma levati. Ci siamo qui, bravi. Come metto, eh? Sì. Bravo. Non fermare la palla, continua, vai, puntalo e non fermare la palla. Va bene, fa niente. Dai! Il successo è un lavoro di gruppo. Automa Group e le sue consociate ABC Trading e Automa Clean. ABC Trading rivende materiale di saldatura, utensileria e ferramenta per industrie e privati. Vanta di un rinomato centro assistenza autorizzato. Automa Clean è tutto per l'HACCP, prodotti monouso per il settore Horeca, pulizia industriale e professionale. ABC Trading e Automa Clean, il lavoro di gruppo per fare della tua impresa un successo. Sono Guagnelli Stefano, sono il titolare della Guagnelli Infissi. Guagnelli Infissi tratta serramenti in PVC, inferriate, porte blindate, porte interne, tende da sole, zanzariere, pensiline. Nasciamo nel 1995 come produttori di serramento in alluminio. Col tempo ci siamo evoluti e abbiamo smesso nel 2010 la produzione e facciamo attualmente la commercializzazione e la posa in opera. Trattiamo come aziende, trattiamo la Oknoplast, serramenti in PVC, che è un'azienda molto rinomata e affermata. Ci troviamo in via Romea Sud 25 a Cervia. Veniteci a trovare, sarete accolti con la massima disponibilità e cercheremo di risolvere ogni vostra esigenza.
portate gli attaccanti in area rigore e mettetevi con le gambe, non state piatti quando andate a fare l'uno contro uno. Oh! Capito? Dai! Volevo portare in aria, bravo! Uno contro uno, forte! Dai, dai, guarda la palla, guarda la palla, guarda la palla! Oh. Uno che si prepara! Dai, guarda la palla, guarda la palla! Veloce, veloce, veloce! Va boom! Tu butta da là, devi buttare in là, poi. Poi lo devi portare in aria. Allora, non fermare la palla, continua, vai, puntalo e non fermare la palla. Va bene, fa niente. Dai, dai. Non fermare la palla, continua. Dai, fa gol, andiamo lì. Va bene. Dai. State, un destro mi spostate, dice vai. Andiamo a vedere, fatemi vedere. Dai, vieni. Godole un destro. Andiamo a vedere. Dai. Fermi. Va bene, va bene, va. Va bene, va bene, va bene. Non li portate in aria, Dai. Dai, dai, Continua. Non fermare la palla. Dai, dai ragazzo. Vieni, vai, guarda la palla, eccolo là, va bene, dai, dai, veloce, vieni, è fermo, non fermare la palla, va bene, dai, dai, vieni veloce, veloce! Dammi, vieni qua, venite qua, guardate, perché poi... Dai la palla, caccia la palla. Lui la porta. È questo, Perché se gliela dà, lui riesce a... Dai la palla. Dai, 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 dai! Oh! Vai, 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 vai! Vai, vai! Fermi che è fuori gioco, vai addosso! Oh, sono due contro uno, stai fuori gioco, tu continui la corsa, ma una volta che lui è andato oltre, fermati e affrontalo, no? Se gli dà la palla è fuori gioco, cazzo! Un po' di mesi che correvamo e basta, finalmente torniamo a giocare tutti assieme e era ora perché questi periodi sono pesanti, soprattutto non giocare con i miei compagni e a livello personale diciamo che sto bene. Fisicamente sto meglio e credo di poter dar fastidio a qualche titolare. Quindi sono carico e lo dimostrerò. Ho trovato Ciccio, Ah, non so se vuol dire la maglia intera. Ciccio. Buono, oggi giochiamo contro una squadra tedesca. Come fa Mancio? Non so come sono messi. Ma come si chiama sta squadra? Non lo so. Come? Nero? Ah, non lo so. Non lo so neanch'io. Come si chiama Mancio oggi? Non so. Squadra tedesca. Vabbè, spiega un po' solo. Quindi non puoi litigare oggi. Ah no, cioè no, invece oggi ti meno. Non sanno quello che dico. Oggi prendo i pubblici quello che dico. Sanno quello che dico. Voilà. Meo, te non parli, quindi non chi se ne frega. Oggi giochiamo contro il Bayern Monaco. Bayern Monaco. Contro il Düsseldorf. Oggi facciamo la figura di me. Se non lo fate, sempre, quando facciamo l'allenamento, quando facciamo le partite, l'abitudine, se non lo facciamo, e io vedo che non lo facciamo, vuol dire che non stiamo concentrati, quindi vi mando a casa,
Ma sei deve mandare a casa, Perché io ci alleniamo, quarto d'ora, 20 minuti, queste cazzate qua che dobbiamo fare perché ci servono, e io mi metto a gridare, a fare, e voi non state concentrati. Ma serve a voi, e ci serve a noi perché come squadra. Vediamo di stare sul pezzo, per favore, Perché fra due settimane incominciamo, e noi, anche se giochiamo con una squadra che ha quella che ha 0 punti, che è ultima in classifica, dobbiamo stare sul pezzo, dobbiamo andare lì come gli animali, come siamo andati a giocare a Comacchio, Avete capito? Avete capito o no? Vabbè. Dai. Va bene, dai. Mettiamo a posto, c'è un surriscaldamento. Sì, noi siamo una squadra tedesca, veniamo dalla Foresta Nera e ci alleniamo di giovedì fino a domenica qua a Cervia, perché io sono amico di Leo Lucchi e veniamo volentieri a Cervia. E ora lui ci organizza tutto, allenamenti, partite. Mi fa sempre piacere giocare contro il Cervia, perché ricordo il Cervia era Ciccio Graziani, Gullo, eccetera. Oppure amici miei come Michelangelo Rambulla, abbiamo giocato bene negli anni 80. E la Romagna mi piace perché anche giocavo a Bologna, il Boca Bologna. E ho fatto tornei a Venezia e altre parti. Ora siamo felici di venire qua, di fare questa amichevole. E sì, un saluto a tutti e grazie di tutto. Qui oggi una bella amichevole contro una squadra tedesca della sua stessa categoria, però là purtroppo hanno la neve, quindi sono venuti qua a divertirsi, dai, speriamo che sia una bella partita e ci divertiremo, dai. Abbiamo un'amichevole, campo sintetico nuovo, contro una squadra tedesca e della nostra stessa categoria. Dobbiamo impegnarci perché anche se è un'amichevole, vediamo come va. Non lo aspettavi? Sei trovato lì? Vabbè, ci giriamo su di qua. Saluto! Dai, capitani! Titti, Michos! Johnny, sai di Gallo da Anzu? Anzu, ok. Simon, giocala e vai, giocala calo Ho detto, cosa hai detto? Sono nel girone col gambetto, la questione. Silva, ein gutes Rückwärtstempo! Come si chiama il portiere? Ancora! Uomo, uomo! Dai, stai solo! Fatti vedere! Lunga! Allora, intanto... Veloce, questa palla! Ha un po' freddino, vero? Molto freddo, non poco freddo. Ma questa squadra come si chiama? Col freddo non riesco a dirgli il nome, so che è una Deutschland. Da. In spiegare un po' in doccia, yeah. Dai, mister, come si chiama? Prima il parlava con me. Ancora non me l'hanno detto, però me lo faccio scrivere a casa e poi te lo dico. Comunque è una squadra pari alla nostra, sì. Della Foresta Nera. Foresta Nera, che io sono stato anche. Foresta Nera a fare
dei stage col Parma Calcio. E mi nella Foresta Nera? Esatto, eravamo lì a pochi passi, come ha sentito, ero lì a un chilometro o due. Vabbè. In Germania. Vabbè. Mister, sei stato dappertutto, sei stato. Dappertutto, sì, quasi dappertutto. Me ne manca ancora. Ho la voglia di poter ancora stare in mezzo a qualcuno per poter dire la mia, anche se più volte l'ho detto, ma voglio ripetermi ancora. Giusto. Bella, che categoria fatti? Promozione. Oh, siamo a squadra, giochiamo contro Solvezza. Vabbè, no, parlando tedesco, la Foresta Nera. Mister, ma tu lo sai il tedesco? No, in tissen vo, in spiegs in Deutsch, in erbeiten Deutschland. No, siamo nella Foresta Nera, non siamo in la Zurigo. Siamo in frontiera della Svizzera noi. Io sono venuto a Friburgo. Siamo un'ora da 50 minuti da Friburgo. Siamo a fare uno stage col Parma, sono stato lì. Quale? Ero giovane, 15 anni fa. Okay. Insomma, sai che c'è una richiesta dalla Foresta Nera? vorrebbero prenderti. Vado subito. Sicuro? Dov'è la Foresta Nera? Foresta Nera in Germania. Dove? A sud della Germania. Sì. Sì. Sicuro? Sì. Chiediamo a Mancini. Non so cosa hai detto. Come? Centro-sud, dai. No, non ho capito. La Foresta Nera dov'è in Germania? Centro-sud. Perché l'ha detto lui? No, lo spiego, l'ho studiato a Lit. A che? A Lit. A Lit? A Lit. All'Elite. Ma Liti, una domanda. Eccolo! Una domanda, Mancio, ma scusa, esattamente dove si trova? Vicino a quale città? A Monaco. No, aspetta, è Düsseldorf. No. Francoforte. No, non ci metterci anche te, San Paolo. Norimberga. Sì, dille tutto, va. Sarsbrücken. Berlino. Kiel. Berlino. Ancora! Oh! Non gliela dare! Veloce, muovi la palla! Leo, non si dà una palla così, non si dà una palla così! Dai! Va a chiudere! Dai! Ancora! Oggi amichevole con i tedeschi, non si capisce chi è che parla meglio, forse si capiscono meglio loro, ma facciamo fatica noi! Eccoci, vedi? Cos'è, angolo? Angolo per non prendere gol, eh? Bravo, me l'hai promesso. Buono, dai. Alex, posso cambiare argomento? Sì. O mando la pubblicità? Pubblicità? No, pubblicità o cambio argomento? Cambio argomento. Ciao. Also die erste fünf Minuten ist jemand, der wohl... Ja, eigentlich ist wohl, ich spreche es in Deutsch. Nochmal ja! Sie war ein gutes Rückwärtstempo. Ich bin in Deutschland. Nochmal ja! In Spielen wohl in Deutsch, ja. Und jetzt macht er etwas von euch. Ich spreche es in Deutsch. In Erweiten, Deutschland. Nochmal, bravissimo! Questo programma è offerto da Automa 2000. Mizuno. Sponsor tecnico del Cervia Calcio.